Dunque, sono qui perché volevo farvi vedere il mio nuovo Ordinai Herb. Sono ormai al quarto da questo sito americano e le domande che comunque mi fate più di frequente sono, per esempio, se si può pagare con PayPal. No, si può pagare solo con carta di credito. E poi mi chiedete quanti impiegano i pacchi ad arrivare. A me in media impiegano 3 settimane, a volte 4, dipende se ci sono festività. Comunque sono circa 15 giorni lavorativi, quindi diciamo 3 settimane, 4. E mi chiedono anche se c'è da pagare la dogana. Io non l'ho mai pagata, non ho mai fatto ordini stratosferici, però insomma non ho mai pagato dogana. Allora, veniamo subito a noi. Questo ordine non sono tante cose, ma diciamo un ordine ricco. E ho preso, vabbè, i 2 pacchetti di incensi, quelli al loto, perché sono innamorata, mi piacciono tantissimo. E poi ho ripreso, vabbè, queste le avete viste, sono delle limette per le unghie della Eco Tools. Sono piccine, si portano facilmente in borsa, durano abbastanza e sono di cartone, mi sono piaciute tanto. Costano 90 centesimi di dollaro, una cosa del genere. E poi ho preso una crema solare con fattore di protezione 45. Eccola qua. Ho preso questa che è la versione sport perché la protezione è un po' più alta. Io già ora che c'è comunque abbastanza sole, già uso protezione, e dato che la crema per il viso l'ho quasi finita, quella della Naturs, magari poi ve ne parlo nel blog, e stavo facendo un ordinino e ho voluto provare una dell'Alba Botanica, perché questa ditta, ho provato delle cose dei prodotti di questa ditta e mi sono piaciuti molto. Allora ho detto, vabbè, proviamo anche il solare. In odore dura, dice nell'acqua, anche 80 minuti, ma insomma non interessa particolarmente la durata in acqua quanto proprio la protezione, che è bella alta. Dice che è raccomandata dalla fondazione contro il tumore della pelle e è senza parabeni, molto emolliente. Niente, questa è dell'Alba Botanica, sono 113 grammi e il prezzo non me lo ricordo, comunque mi pare sui 5 dollari, 5-6 dollari, comunque niente di, non costava tantissimo. Poi, dato che ho quasi finito lo shampoo che avevo preso sempre da questo sito, quello al lampone, ho voluto provare un nuovo shampoo, che è questo qui, che è lo shampoo al melograno della Naturs Garden Datus Gate. E questo qui è con come si chiama? Mi viene, aiuto, là l'ho detto prima, il melograno, mamma mia, pomegranate, ok, il melograno e l'olio di semi di girasole. Dice che protegge il colore, evitando insomma che il colore vada via in fretta, questo dice, insomma che smonti il colore in fretta, senza solfati, ovviamente senza parabeni, senza sodium laurilsolfate, lauretto o coco sulfate, senza butilene glicol, insomma inci di tutto rispetto, cruelty free e vegano, prodotto ovviamente non testato su animali. Ottimo inci, dice una miscela esclusiva per il benessere dei capelli con pantenolo, proteine, pantenolo sarebbe la vitamina B5, pantenolo, proteine di soia, proteine vegetali, olio di jojoba o jojoba come volete, borage flower, l'olio di semi di borragine, e vitamina C e vitamina E. Insomma, vabbè, ci sono un po' di spiegazioni. L'inci sembra molto buono, così gli ho dato un'occhiatina sommaria. L'odore è molto buono.
un po' aspronio, un po' agrumatino. L'odore è ottimo. Il flacone è da 500 ml, quindi è mezzo litro di shampoo. Il costo mi pare sui 6 dollari o qualcosa del genere, forse anche meno di 6 dollari. E il problema è che se ordinate, ecco, degli shampoo così per le spedizioni internazionali potete arrivare al massimo a 1,8 kg di peso. Arrivando a 1,8 kg di peso, già se prendete questo shampoo, per esempio uno shampoo che è mezzo litro, pesa già parecchio e quindi poi non potete, dovete stare un pochino attenti al peso, di non superare il 1,8 kg di peso. Il libro non me lo ricordo, ma sotto c'è scritto un po' tutto. Ok, e poi, dato che chi ha visto il mio video scorso sempre degli acquisti a Yerba, avevo comprato i pennelli della Real Technique, la linea di Samantha Chapman, che è una makeup artist inglese per chi non la conoscesse, e avevo preso il set, quello core, quindi quello per la base del viso, e quindi non potendo resistere ho preso. Non potendo resistere perché quelli sono stupendi, quindi ho detto se tanto mi dà tanto, anche lo starter set, quello per gli occhi, sarà stupendo anch'esso. E in effetti a vederlo promette più che bene. Questo è un po' tirato su perché avevo cercato di vederli, ma poi non ho avuto tempo. Allora, il primo, vediamo se riesco a farvi vedere. Sì, aspettate, sempre con i miei tempi. Sembra un po' Imbramation. Non è che sembro, sono proprio Imbranation. Allora, primo pennello, questo qui che è quello per andare a sfumare nella piega, quindi sezione tonda, tondeggiante, molto morbido e bello cicciottello, quindi ottimo per sfumare leggermente nella piega. Dopo c'è questo che è un pennello sempre morbido ma appuntito, ottimo per mettere sia la base di colore che andare a fare qualche sfumatura. Questa V permette anche di disegnare un pochino, insomma, molto versatile, molto morbido, cioè molto morbido, è morbido al punto giusto. Perché è morbido ma non si sforma. Tutti i pennelli che ho provato finora di questa linea sono dual fiber, quindi hanno una doppia fibra, le setole nere più le setole bianche più morbide in cima. Così mantiene la forma anche quando li lavate, non si rovinano e mantengono la consistenza. Quindi due pennelli sono questi qui. Poi il pennellino, sempre per occhi di precisione, che è questo qui, è piccolissimo, non so se no, si vede, ma è molto. Vediamo se riesco a mettervelo un po' più vicino. È molto molto piccolo, ecco, ovviamente mi sta finendo la batteria. Molto molto piccino per creare sfumature di precisione o per passare sfumare l'ombretto al di sotto della rima, insomma, per le parti un po' più precise. Poi c'è il pennello questo qui per eyeliner che sembra un po' cicciottello visto così, ma immagino che una volta bagnato con il gel non sia più così cicciotto. Comunque voglio provare, non lo so. A me in generale la linea di eyeliner piace bella grossa, però gusti. Voglio provarlo perché dice che si possono realizzare delle sfumature molto sottili o anche un po' più cicciottelle. Lo proverò e vi dirò se ne vale la pena. E questo qui, io adoro i pennelli d'eyeliner così, no, non sono una fan di quelli angolati, forse qualcuno che mi segue già lo sa. E per ultimo questo qui per le sopracciglia, è perfetto per le sopracciglia perché è morbido al punto giusto, io odio quelli troppo rigidi, questo qui è morbido al punto giusto, ottima la forma per disegnare la sopracciglia con facilità. E basta, questi qua sono i 5 pennelli, quindi per occhi e sopracciglia. Ovviamente con l'angolato abbastanza morbido potete anche sfumare l'ombretto e ci fate insomma quello che vi pare. Quindi questi occhi sono quelli in viola, in alluminio viola con l'impugnatura antiscivolo, mentre quelli da viso erano quelli con i manici arancioni. E poi ci sono quelli invece con i manici rosa, che sono quelli singoli che non si trovano nei set, che anche quelli ce n'è qualcuno che mi attira molto. Allora, ora li rimetto un po' così alla bella e meglio. Ah, e questo è il costo è di 17,99. Guardate, alla fine vengono sui 15 euro.
Molto molto conveniente rispetto all'acquisto degli stessi identici pennelli fatti da siti inglesi, dove li vendono a 20 sterline. Quindi siamo a 22-23 euro. Quindi insomma, ottimo. Mi hanno mandato in omaggio un campione di shampoo idratante della Aubry, credo si pronunci, ed è alla camomilla blu, questo qui. Questo qui l'avevo scelto tra gli omaggi. Eccolo qua. E anche questo, ottimo inci con burro di karité. Sì, burro di karité. Burro, olio, l'olio di jojoba nell'aloe, sempre bio. Camomilla, sempre di origine organica, quindi, origine, quindi biologica. Beh, insomma, era uno shampoo interessante da provare. Ovviamente vendono anche la taglia grande se uno vuole. E poi una bustina, penso sia un filtro, sì, di tè verde al ginger, sì, gingerone, quindi allo zenzero e miele. Scusate, oggi non riesco proprio a tradurre l'italiano in inglese. E niente, questo qui è francese, viene dalla Francia. Vabbè, un tè verde da provare. Io non sono una fan del tè verde, anzi, no, non mi piace molto. E poi mi hanno regalato il centimetro, che cos'è? Penso che sia un invito alla dieta della serie Misurati e capisci che è ora di smettere di mangiare, qualcosa del genere. Vabbè, carino, è un metro, tipo metro da sarta, hai erba, è carino, comodo. Questo deve essere comodo se uno vuole fare la dieta a zona, che bisogna misurare, fare i conti. Non so se ci sono altre diete che devi fare i conti con i centimetri. Beh, comunque. Ma c'hai i centimetri? No, perché gli americani. Ah no, sì, c'è sia pollici che centimetri. Va bene, questo è tutto. Questo era il mio ordine. Vi ho fatto vedere tutto? Sì, vi ho fatto vedere tutto. E spero vi sia piaciuto come al solito. Vi mando un bacione. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!